Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, io sono Luca e questa è la mia casa in campagna. Oggi sto andando a rimuovere la vasca che avete visto l'altro giorno con le ranocchie e i rospi, perché nella parte sotto mi si era praticamente fatta una crepa che non avevo visto sinceramente. Perdeva un po' d'acqua, ma non mi ero accorto che aveva quella crepa. In questo momento praticamente con una smerigliatrice ho fatto, vedete lì, dei tagli per andare a riuscire a togliere il tutto, anche se non è molto facile perché mi sto aiutando con un pezzo di legno che, come potete ben capire, dopo tutto questo tempo che l'avevo messa a dimora, la terra circostante si era andata a accumulare vicino al mastello. Il mastello pieno d'acqua ovviamente reggeva la forza della terra e si è praticamente incollata a tutto il terreno. L'operazione quindi che andrò a fare sarà andare a togliere tutto il mastello e successivamente riportare la terra da lì sopra per coprire tutta questa buca. Una volta tolto il mastello, faccio vedere anche dove qua ancora ci sono le ranocchie, tutte ranette. I rospi li ho già tirati fuori perché non amano stare senza acqua. Le ranocchie un po' sì, ma i rospi diciamo meno. Allora, vedete, praticamente in questa parte qua si era fatta questa crepa, quindi dopo vari tagli, tre tagli, sono andato a toglierlo. Ora in questa buca qua quello che dovrò fare sarà andare a mettere la terra che praticamente sta nella parte sopra di quel laghettino lì, tutta questa terra qua andrò a mettere qua dentro. Ovviamente andrò anche a fare un piccolo angolo per riportare tutta la terra, perché sicuramente quella lì è veramente tanta per andare a coprire solamente questo buco, quindi andrò a fare anche un piccolo angolo qua, magari con una piccola aiuola, ma sicuramente progetteremo tutto quanto quando andremo a realizzare tutto il giardino. Quindi andiamo a dare la giusta libertà a queste rane, eccole qua, mi avvicino piano piano e con dei piccoli saltelli dovrebbero tutte entrare nel laghetto. Eccola qua la prima che si è tolta, eccole, sono tutte dentro tranne questa piccolina. Dai. E sembra che non c'è più nient'altro. Una cosa di cui ancora non vi avevo parlato era che in queste due vasche, precisamente un mastello da 1000 litri e una piccola vaschetta recuperata e adattata con del telo, quello che mi è avanzato dal laghetto, sono andato a creare altri due mini pond. Sono andato a mettere anche dei shubunkin che avevo nel laghettino dove ho buttato appena ora le ranocchie, e in questa piccola zona qua ho allestito praticamente un bancale per andare a fare il piano e sto andando a coltivare un po' di bambù delle altre piante, anche il bonsai che avevamo visto in un video sui macro bonsai in cui chiedevo aiuto a voi. E in questa parte qua ci sono anche gli aceri palmati di cui vi avevo parlato in un video qualche mese fa. Per non farci mancare niente, al Flower Show ho acquistato questo bonsai di olmo, veramente molto carino, e grazie anche all'aiuto del venditore che mi ha spiegato un po' come fare, ho provato a fare un piccolo bonsai di fico. Il vaso è quello che ho realizzato io in cemento, trovate il video nel canale, e sono andato a mettere questa roccia qua e vedete praticamente ho prelevato una radice dal terreno e sono andato a metterla a dimora. Vediamo se viene su, anche se il periodo non è ideale. Praticamente qua sotto c'è una radice che aveva questi due chiamiamoli tronchetti, che ancora sono piccolini, con dei germogli. Quindi adesso andiamo a vedere se verrà bene oppure no. Anche quest'oggi un video veramente brevissimo,
anche perché ho veramente poco tempo per avere la telecamera puntata e spostarmela di volta in volta ogni volta che vado a fare delle altre lavorazioni, ma voglio tenervi aggiornato anche perché il laghetto è quasi completato. Vi porterò anche un video nell'aggiornamento, manca veramente poco, mancano gli ultimi lacci elettrici e il laghetto è completato. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di commentarmi anche con una tua impressione o opinione su quello che sto facendo e quello che sto realizzando. Per tutti gli altri che ancora non sono iscritti al canale, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per rimanere sempre aggiornati per tutti i video che pubblicherò, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!